Buongiorno. Vengo da parte di Steiner. Sto cercando il dottor Melchisedec. Ma allora lei è... Ma certo, lei è Corto Maltese. Venga, venga. Io sono Esther, Esther Melchisedec. Nonno, nonno, è arrivato Corto Maltese. Avanti, ragazzo mio. Steiner mi ha scritto di te nelle sue lettere. Allora ti avrà parlato delle mie ricerche sulle sette città di Sibola? Sì, ma è al monastero di San Francesco del Deserto che devi andare. Ci sono già stato e lì ho trovato informazioni su sei città, ma non sulla settima. Lasciaci soli, Esther, va a preparare del tè. San Reis, è questo il nome della settima città. San Reis. Almeno questo è il nome riportato nel diario di Eliphas Somara, l'ebreo convertito che teneva il giornale di viaggio del gesuita Juan Salinas de Loyola nel 1560. E quel diario? È strano, giorni fa è venuta una persona per fare la stessa ricerca. Una gentildonna veneziana in sedia a rotelle. Aveva un neo vicino all'occhio, ma non ricordo più se quello sinistro o quello destro. Oh mio Dio, che disgrazia! La pagina è scomparsa, è stata strappata. È stata quella donna, quella... Nonno, nonno, gli aerei bombardano! Gli austriaci, che ne sarà di noi? Calmati, bambina mia, calmati. Nessuno bombarderà Venezia mai. È impossibile. Ora devo lasciarti. Mi dispiace di vederti partire, Corto. Arrivederci e buona fortuna. Ma ricordati che qui hai una casa. Arrivederci, Corto. Arrivederci.